La collaborazione tra Xiaomi e Leica è molto più cruciale di quanto la gente pensi. Non va banalizzato come, ah beh, Xiaomi ha pagato Leica per poter mettere la scritta Vario Summicron su gruppo fotocamere dei suoi top di gamma. Si tratta di uno scambio di competenze continuo e produttivo. Xiaomi ci ha guadagnato un comparto fotografico che lo colloca tra i migliori sul mercato, ma Leica ci ha guadagnato molto di più. Xiaomi ha insegnato a Leica come deve essere un'interfaccia utente facile e immediata, che non faccia perdere tempo tra inutili sottomenu e renda le icone finalmente intuitive. Un esempio, questa era l'icona del GPS nella Leica SL2, mentre questa è oggi l'icona nella Leica SL3, ovvero la stessa che troviamo sui smartphone per identificare le mappe, un dettaglio per cui dobbiamo dire grazie a Xiaomi.